Ciao a tutti e benvenuti in questo video in cui parleremo della differenza tra ti voglio bene e ti amo. Qualche volta queste due espressioni vengono usate in modo intercambiabile, ma in realtà hanno significati diversi. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Questi due diversi modi di esprimere i propri sentimenti qualche volta vengono confusi. Ecco perché è importante sapere quando si dice ti amo o ti voglio bene in italiano. Cominciamo col parlare dell'espressione ti voglio bene, che viene di solito usata tra amici, familiari e persone per cui si prova dell'affetto. Quando diciamo ti voglio bene ad una persona, stiamo esprimendo un sentimento di affetto, amicizia e gratitudine nei suoi confronti. Questa espressione non indica una relazione romantica e può essere utilizzata tra amici o tra parenti. Passiamo ora a parlare dell'espressione ti amo. Questa espressione viene comunemente usata tra coppie di innamorati o tra persone impegnate in una relazione romantica. Quando diciamo ti amo ad una persona, stiamo esprimendo un forte sentimento di amore romantico e passione. Possiamo ora considerare le differenze tra le due espressioni dopo aver visto i loro significati. Come abbiamo visto, la principale differenza tra ti voglio bene e ti amo è il tipo di sentimento che esprimono. Ti voglio bene esprime soprattutto un sentimento di affetto e amicizia, mentre ti amo esprime un forte sentimento romantico. Quindi, mentre ti voglio bene può essere usato tra amici e familiari, ti amo viene riservato solitamente alle relazioni romantiche. Alla fine facciamo un riepilogo. Ti amo, usato nelle relazioni romantiche, ed è una dichiarazione importante che può essere usata per esprimere il proprio amore verso la persona amata. Ti voglio bene può essere usato in molte situazioni, con amici, familiari, colleghi di lavoro o altre persone a cui vogliamo bene, ma con cui non abbiamo un legame romantico. Infine, è importante considerare il contesto culturale e sociale in cui si usano queste espressioni. Ricordate di utilizzare queste espressioni con cura. Grazie per averci seguito. Alla prossima!